Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi, da quanto tempo? Bentornati sul canale e bentornata anche a me, lo so che manco da tantissimo tempo, visto che il mio ultimo video risale a circa 6 mesi fa e mi scuso tantissimo con voi per l'assenza, ho continuato ad aggiornarvi qui sul mio profilo Instagram, Marta_Cerreto. Sono diventata mamma ormai quasi 6 mesi fa, il 3 giugno saranno 6 mesi che sono diventata mamma di Sofia, la mia piccolina che è nata però 2 mesi in anticipo, quindi la mia assenza è dovuta al fatto che mi sono ricoverata un mese prima perché ho avuto delle contrazioni premature, ho partorito comunque 2 mesi prima, quindi alla fine ho fatto 3 mesi di ospedale. Un mese ricoverata io, un mese sono stata ricoverata io e 2 mesi di teen per Sofia, che è nata comunque tanto tanto tempo prima e potete immaginare che un parto pretermine è molto rischioso, purtroppo non l'ho scelto io, però non è che sapevo che sarebbe accaduto, è stato tutto molto complicato, quindi sono stati dei mesi terribili, i primi due, poi è tornata a casa, ma comunque quando torna a casa un bambino già in generale la vita cambia, ma quando torna a casa un bambino prematuro con tutti i pensieri, le visite che hai, le preoccupazioni che hai, perché è la mia prima figlia, non è stato molto semplice, la vita cambia del tutto, in più Sofia non dorme praticamente quasi mai, quindi oggi sto approfittando di questo piccolo momento, ho detto voglio tornare perché voglio tornare anche con un haul, perché magari potevo tornare con uno story time, però fatemi sapere se vi fa piacere, però la mia bambina ce l'ha fatta, è forte, è la luce dei miei occhi, veramente, mia figlia è la luce dei miei occhi, però immaginate che appunto per 3 mesi non ho potuto filmare perché un mese di ricovero mio, 2 mesi di terapia intensiva per Sofia. In più appena è tornata a casa era piccolissima, aveva bisogno comunque di tante visite, ancora oggi ne facciamo tante, chi è mamma di bambini che sono nati prematuri, prematuramente sapete che i bambini prematuri hanno bisogno di molte più visite e controlli e in più avevo tante paure perché il parto pretermine porta con sé un sacco di rischi, però devo dire che sarà che mia figlia è molto forte, non perché è mia figlia, però è molto molto forte, sarà che siamo state fortunate, però la prematurità, a parte un basso peso alla nascita dovuto appunto alla prematurità, non ha portato niente, cioè per il momento non ha problemi di alcun tipo, è una bambina molto molto vispa, molto molto gioiosa, molto molto dolce, è veramente la luce dei miei occhi, però ragazzi veramente credetemi, in questi mesi vi ho aggiornati molto di più su Instagram perché Instagram è molto più immediato e ci vuole molto meno tempo per fare i contenuti, mentre su YouTube già ci vogliono, magari ci vuole un'ora per filmare e diverse ore di editing, è veramente non le avevo. Chi ha bambini piccoli sa che veramente il tempo che uno ha è veramente poco, quindi mi scuso tantissimo con voi, ma spero capirete. Ho deciso di tornare oggi con un video haul perché ho fatto un sacco di acquisti negli ultimi mesi da Acqua e Sapone e da Douglas, che sono Acqua e Sapone il mio store preferito, cioè lo adoro, e Douglas Online anche è il mio sito preferito perché Sephora ultimamente ho avuto un po' di, non problemi, però ho ordinato delle cose, sono tornate indietro, poi hanno tolto la possibilità di pagare in contrassegno, insomma sto preferendo Douglas e quindi iniziamo subito con questo mega haul in vecchio stile. Ma questo sapone non riesco manco a sollevare la busta. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da questo sapone. Ho preso sia prodotti per la pulizia della casa che prodotti di make-up. Magari io direi di partire dai prodotti di make-up, non lo so. Prendo le cose a caso, facciamo così. Per l'acqua e sapone ho preso il mascara, ho ripreso in realtà il mascara Panorama. Allora, voi sapete che io ho adorato il mascara Panorama, avevo fatto un video su questo mascara. Non mi aspettavo andasse virale, invece su Instagram è andato super virale. Veramente non me l'aspettavo, non so perché. Mi è piaciuto tantissimo questo mascara, quindi ho voluto ricomprarlo. Mi ricorda molto il Bambi Oversized Eye, quindi se vi piace il Bambi Oversized Eye di L'Oreal, sicuramente vi piace anche questo, quindi ho voluto ricomprarlo. Poi, sempre da Acqua e Sapone, ho preso uno spray, questo è nuovo, l'ho preso qualche giorno fa, è l'Infallible 3 Second Setting Mist, e dice che è uno spray, dice, è uno spray fissato, non so più parlare, ragazzi, non so più fare video, vabbè, e dice che 36 ore senza trasferirsi il trucco, cioè, quindi devi metterlo e andarci anche a dormire. Quando scrivono queste cose, tipo 3 giorni senza trasferirsi, ma chi è che ci dorme col trucco? O magari fai serata e torni il giorno dopo, cosa che io non faccio più dalla notte dei tempi. Adesso la serata la faccio, tanto è andata Sofia la notte. Comunque, questo spray di L'Oreal, volevo provarlo. Poi ho preso di Debbie il Liquid Kisses, è un rosetto matte nella tonalità 03 perché è una tonalità nude rosata. Sapete che io, ragazzi, non lo so più fare.
Fatemi posare la busta, vi faccio vedere da vicino come ai vecchi tempi. Nessuno più fa così, ma ormai sono vecchio. Ho compiuto da poco 34 anni e quindi sono qua con voi dal 2010, sono 14 anni che sono qua. Fatemi sapere chi sei da 14 anni. Questo è il rossetto appunto di Depi, no transfer, e mi piaceva la tonalità. E sapete che molto spesso vi propongo delle lip combo low cost, e quindi ho voluto prendere questo e abbinarci. Cioè, secondo me potevano andare bene insieme. Questa matita di Essence, questa se non erro però l'ho presa su Douglas, non mi ricordo. È la Soft and Precise nella colorazione Honey. Ragazzi, c'è scritto Honey Sleep 402. Dai, faccio prima a dire è un color miele, è un marroncino. A me piace molto la matita marroncina con poi dentro il rossetto. Se oggi vi sembra tutto sbavato è perché in realtà ho l'herpes, cioè. Io ho avuto l'herpes 2 volte di fila, si è rotta la busta, ragazzi, che disastro! Vabbè, ho avuto l'herpes 2 volte di fila perché dicono devi ridurre lo stress. Certo. Poi sempre da acqua e sapone ho preso questa maschera a mani e unghie perché lavo le mani 1000 volte, già ero così, poi con Sofia dico ho toccato questo, oppure adesso che ho l'herpes, no, devo lavare le mani perché è pericoloso per i bambini, quindi sono sempre a lavare le mani. E ho preso questi guanti ad azione intensiva. Devo ancora provarli, vi farò sapere. Ho preso anche una crema, insomma, più idratante. Sempre da acqua e sapone ho preso questo shampoo di Omia. Omia mi sta piacendo tantissimo come linea per capelli ed è il physio shampoo all'aloe vera del Salento. Di Omia mi piace tantissimo il balsamo all'aloe. Vi straconsiglio questa linea perché mi piace tanto. È solo un po' piccolino questo shampoo, 200 ml, però mi dura comunque abbastanza, anche perché i capelli li lavo 2 volte a settimana. Fatemi sapere se voi li lavate più spesso, perché ogni volta che lo dico che li lavo solo 2 volte a settimana, mi guardano così come per dire, ma come? Eh sì, li lavo 2 volte a settimana, a meno che io non sudi tanto o che ne so, quando vado al mare, allora là è diverso. Poi ho preso di Garnier Skin Active la maschera probiotici, questa è per il contorno occhi. Questa l'avevo utilizzata, se non erro, l'avevo utilizzata anche il giorno del mio compleanno perché avevo fatto una nottata, come sempre. Io da poco che non faccio le nottate. Che Sofia ai primi tempi non ha dormito, cioè né di giorno né di notte, non so come sia possibile, mentre adesso la notte dorme, diciamo, però sono comunque un po' più stanca, quindi cerco sempre di defaticare un po' il contorno occhi, di usare prodotti per il contorno occhi e questa ve la consiglio, la trovate anche su Amazon. Poi, sempre da acqua e sapone, ho preso questi gloss che non vedo l'ora di provare quando l'herpes andrà via. Sono i gloss Plump, li avevo visti già qualche mese fa, erano usciti prima in America. Ovviamente sono quelli rimpolpanti al peperoncino, se non erro sono a peperoncino, sì. Uno è nella tonalità 002 e uno 001 e sono di Maybelline. Lifter Plump. Eccoli qua, non vedo l'ora di provarli, devo anche rifare. Permanente alle unghie. Le stanno crescendo velocissime perché sto utilizzando un prodotto non per farle crescere di più, un prodotto per i capelli che si chiama Swiss Capelli e Unghie. Ve ne ho già parlato su Instagram. L'avevo utilizzato per la perdita postparto, ma non perché l'avessi già sperimentata, ma perché tutti mi avevano detto: guarda che nel postparto perderai tutti i capelli. A me avevano fatto venire una paura di tutto. Ti succederà questo, succederà questo. Vedi che la tua vita sarà finita. Non so perché è vero che diventa tutto molto più complicato. Ok, rieccomi. Sofia ha pianto perché non mi ha vista quando ha aperto gli occhi perché nella culla di là. In realtà la metterei anche qua perché ho un baby nest dove la metto sempre, ce l'ho sempre qua con me. Eccolo qua, il baby nest, soltanto che quando si addormenta nella culla poi non mi va di alzarla e portarla in un'altra stanza anche perché si sveglierebbe. Comunque vi dicevo che per quanto riguarda la gravidanza e il postparto, a me non piace molto questa cosa che le persone tendano sempre a dirti tutto il negativo. È vero che la vita si complica, è vero che la vita diventa molto meno semplice, però per quanto sia difficile gestire un neonato, per quanto sia più complicato gestire una giornata con gli impegni già che avevi, più quelli perché un bimbo ha bisogno di te, non puoi dire oggi non lo faccio. È un piacere, ma lavoro a tempo pieno. Non è facile, però personalmente io quando la guardo mi dà una felicità che io non ho mai provato nella mia vita. Sarà che l'ho aspettata tanto, non è arrivata al primo colpo e non è arrivata subito, anzi, motivo per cui vi dico la verità, io non vi avevo neanche detto che fossi incinta perché non è stata la mia prima gravidanza. Beh, se volete uno story time lo farò. Non sapevo se, cioè, detto, può interessare oppure no, quindi andiamo col video, poi se volete uno story time, magari un vlog, vi posso fare un vlog. Sempre di Omia ho preso questo balsamo capelli che vi dicevo, questi in abbinato sono fantastici. Questo è il balsamo capelli Aloe Vera del Salento, anche questo ve lo straconsiglio, ne ho utilizzati tantissimi, mi piace sia questo che quello ai semi di lino, che quello all'argan, sono fantastici.
Poi, sempre d'acqua e sapone, ah sì, se non erro l'ho preso anche l'altro, sì, eccolo qua, Argan nel Marocco. Allora, questi li ho fatti un po' sparsi, quindi non mi ricordo manco più, avevo la busta sotto al mobile. Poi, sempre d'acqua e sapone, ho preso questo ACE detersivo antiodore disinfettante, questo è il mio preferito per i miei capi, mi piace molto utilizzarlo. Se sono in casa e non esco di casa, non uso un prodotto disinfettante, se esco di casa e mi siedo un po' ovunque, tipo su una panchina, non so. Voi dite sempre che sono germofobica, comunque mi piacciono i prodotti disinfettanti, li adoro. Poi, sempre d'acqua e sapone, ho preso questo, il Pool Rapid, l'anticalcare. Allora, voi dovete sapere che a me il Biacal fa venire il mal di testa, mi fa venire proprio un senso di tipo, e questo invece lo trovo molto meglio come profumazione, non mi dà nausea ed è super potente, secondo me è meglio del Viacal. Fatemi sapere se avete mai provato il Puli Rapido, non so se sia più caro o meno caro del Viacal, però l'ho provato una volta e mi sono trovata bene. Poi ho preso questo, il Neutro Roberts bagnoschiuma idratante, bagno doccia idratante, che ha un profumo molto molto intenso, molto buono. Molto, dovete annusarlo, non so neanche descriverlo, sa di pulito ed è una profumazione che resta anche a lungo, anche quando, proprio quando faccio la doccia, dopo quando entro in bagno c'è questa profumazione fantastica. Per Sofia, sempre d'acqua e sapone, ho preso questo prodotto di Chicco. Questi sono al 93% o 90-98% con gli ingredienti di origine naturale. Questo è il bagno corpo senza lacrime, da 0 mesi in poi. Mi piace tantissimo, questo è il Protection, come leggete, ed è fantastica questa profumazione. Allora, i prodotti per bambini. Allora, mi ricorda tantissimo, forse un prodotto che mia mamma usava per me. Però, se non erro, mia mamma usava qualcosa di mustela. Adesso non mi ricordo. Mamma, fammi sapere nei commenti perché tu mi commenti sempre. E questo è Calendula e Glicerina. Lo adoro. Perché sono super super delicati. Anche l'acqua micellare che uso per lei, quella della Mustela, la uso anche per me, perché se è perfetta per lei, pensate un po' per me. Poi ho preso di Blanks questo dentifricio sbiancante ai licheni artici, che ho preso più volte e che mi piace tantissimo. Un altro Dash, no, ACE disinfettante, perché c'era la promo. Lo spray fissante di Essence Keep It Perfect, che adoro, ve l'ho fatto vedere più volte sempre su Instagram, lo spray fissante. Ho preso un po' di Omia, sempre quella all'aloe, perché sapete lo adoro, ve l'ho detto. Stiamo finendo con acqua e sapone. Un'altra matita, questa è di Debbie, la numero 6, è sempre un nude, sì, questo è un po' più malva rispetto all'altro, che è un nude più marroncino. Questo è un malva, è sempre con queste matite. Voglio farvi delle combo labbra, vi aspetto sempre su Instagram. Questa è la Lip Pencil Long Lasting. Poi ho preso, ragazzi, ho preso questa di Deborah, è la Super Vinyl Shake Lipstick, quindi un rossetto, allora come quelli di Maybelline, quindi quelli che sono tinte ma lucide, nella colorazione 01. Voglio provarlo e vi farò sapere. Questi li ho visti molto online, sono stati promossi tanto. Siamo ai prodotti che ho preso su Douglas Online, che vi straconsiglio perché ha sempre delle ottime promozioni. Due blush di Essence, Blush Crush, uno nella tonalità 60 Lovely Lilac e uno nella tonalità Pink Pop, che guardate. Ecco, questa qui un po' più lilla matte, e questa con dei glitter all'interno, anche se sono molto sottili e non molto visibili. Poi, sempre su Douglas, ho preso questo che volevo provare da tanto, un prodotto per il contour, è l'Aeroglow nella colorazione Light Medium, dovrebbe essere il dupe del prodotto per il contouring di Charlotte Tilbury. Vi farò sapere questo prodotto qua per il contouring, fatto così praticamente con la spugnetta. Lo proveremo insieme. Non ho provato nessuno di questi prodotti perché, cioè, li ho comprati ma non ho avuto tempo. Un blush liquido di questi l'ho già provati, questo in particolare non ho questa shade, però ne ho provato un altro sempre su Instagram, e questo è il Camo Blush nella tonalità Dusty Rose. Questi sono blush super pigmentati veramente. E io ne uso un altro di Elf, adesso mi sfugge il nome, ma ve lo scriverò magari, oppure lo trovate sempre su Instagram, e lo trovo fantastico perché sono super pigmentati. Poi ho preso un rossetto di Catrice, la collezione, se non erro, The Joker, e questo è nella tonalità 010. Ve lo faccio vedere, questo dovrebbe. Ok, Sofia mi sta chiamando. Eccoci, non so se ci vedete, ma questa è Sofia, la mia bimba Monella. La luce dei miei occhi, la mia Monella, Monella.
Le piace tantissimo stare nello studio con me, che mi trucco, osservarmi tutto il tempo e piangere tantissimo la mia bambina. Quindi sono andata a prenderla perché mi sa che il video finisce qua, anche perché vi devo dire la verità, ho avuto un tempismo perfetto perché ho finito con i prodotti. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se volete uno story time o qualche altra tipologia di video che vorreste vedere prossimamente. Lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale se non lo siete già. E grazie per averlo guardato, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!